Ecco, in questa settimana riflettiamo sulla grazia del battesimo. Stamattina lo facciamo con l'aiuto del Vangelo di oggi, da Marco capitolo 1. C'è un episodio importante che può aiutarci anche a capire di più il nostro battesimo. Gesù va nella sinagoga a Cafarnao, predica con grande autorità, dice, con grande potenza, dice Marco, tanto che tutti sono meravigliati, e in questo contesto emerge il demonio presente in una persona che comincia a gridare, a contestare e anche a rivelare in modo scomposto il mistero di Gesù. Di fronte a Gesù i demoni perdono il controllo, diciamo, non riescono a rimanere nascosti e mettono scompiglio. Gesù lo mette a tacere e poi lo scaccia da questa persona. E tutti rimangono pieni di ammirazione per questo insegnamento potente, per questa parola capace di scacciare i demoni. Ora, questo fatto anche ci ricorda una caratteristica del battesimo. Se voi ricordate, quando noi siamo stati battezzati nel rito, c'era una prima parte in cui abbiamo fatto la rinuncia a Satana e una seconda parte in cui abbiamo professato la fede in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, in Gesù. Ecco, questo rito qua non è una piccola devozione, ma indica come avviene la salvezza di Dio. La salvezza di Dio è un passare dal dominio del male nel nostro cuore alla signoria di Gesù. E questo dominio del male, nella sua radice nascosta e profonda, è una dipendenza dal demonio, dallo spirito del male. E quindi, diciamo, il battesimo non è semplicemente il rito di una religione così, ma è qualcosa che ha a che fare con la nostra salvezza, la liberazione dal male, il diventare liberi in Dio, nello Spirito di Gesù, diventare liberi. Ora, più noi siamo coscienti della grazia del battesimo e la vogliamo sviluppare in noi, più questa vittoria si realizza. Perché il battesimo non la realizza in modo compiuto. Ecco perché noi, anche dopo essere stati battezzati, abbiamo tante battaglie morali, tante tentazioni, a volte cadiamo, eccetera. Perché la grazia del battesimo, dice San Paolo, ci salva nella speranza, cioè mette in noi un germe di vittoria e di potenza e ci apre gli occhi su questa situazione. E poi gradualmente il Signore ci dà forza sempre di rafforzarci nel bene, di discernere le spinte del male, di superarle. Ecco, allora vivere la grazia del battesimo significa anche, come dicevano alcuni padri, assumere la lotta della salvezza come condizione inevitabile per noi. Noi sulla terra siamo contesi tra il bene e il male, tra Dio e il nemico di Dio. E siamo chiamati strutturalmente, non per nostra scelta, ma per la condizione in cui ci troviamo, a lottare per rimanere uniti al Signore perché la sua grazia vinca in noi. Dobbiamo lottare, il Signore ci dà forza per questo, ci ha battezzati per questo, abbiamo avuto anche la confermazione, il sacramento della cresima, tanti di noi che è uno sviluppo di questa potenza di vincere il male col bene, soprattutto per la testimonianza nel mondo. Ecco, quindi andare avanti e anche aprire gli occhi su questa realtà, perché chi non si accorge di questa condizione è già sconfitto. È già sconfitto. Se voi fateci caso nella vostra esperienza o anche in quella che voi conoscete, quando uno è nel male, va di male in male, lo spirito del male quasi non lo disturba perché non si svegli da quella condizione pericolosa. Magari gli dà piaceri, denaro, eccetera, sembra che è onorato, e poi quando arriva l'ora
della fine lo distrugge del tutto. Invece la grazia di Dio cosa fa? La grazia di Dio cerca di svegliarti in un modo o in un altro, con una parola, con un amico, e di farti accorgere che c'è questa realtà del male e di darti speranza, fiducia, che con la grazia di Dio puoi vincere. E l'episodio di oggi di Gesù a Cafarno è anche un segno. La potenza di Dio attraverso di lui si avvicina a noi e agisce con la sua parola in noi perché ci illumina, ci fa capire le cose profonde e poi tante volte agisce anche con una presa diretta contro lo spirito del male, un intervento diretto contro lo spirito del male. Voglio aggiungere una cosa per qualcuno. Noi a volte, quelli che sono più vicini al cammino di fede, focalizziamo l'attenzione del demonio su questi malefici, sulle possessioni, sul malocchio, eccetera. E a volte noi esageriamo in questo perché l'azione più pericolosa del demonio non è di questo livello, neanche delle possessioni, quella è più sofferente, ma non è la più pericolosa. La più pericolosa azione del demonio è quella sottile, quando lui ci spinge a fare il male anche sotto apparenza di bene, quando ci inganna nella mente e non ci fa capire che è una cosa brutta apparentemente è giusta davanti a Dio. Una cosa giusta davanti a Dio ce la fa sembrare brutta, cioè ci confonde nella valutazione del bene e del male morale. E quando noi pecchiamo, cioè andiamo su una strada che a Dio non piace, lì aumenta la signoria del demonio su di noi. E questa è la cosa che più dobbiamo temere. I peccati, cioè quando noi con la nostra libertà non aderiamo al bene che Dio vuole da noi. Ecco, adesso vi benedico e mi piacerebbe proprio che in questi giorni si risvegliasse in te questa coscienza del battesimo e questa chiamata a lottare con la forza di Dio perché la sua grazia prevalga nel tuo cuore e ti allontani sempre più dal male, e così diventi più libera, un vero figlio di Dio, una vera figlia di Dio. Il Signore sia con voi. Con il tuo Vi spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro una santa giornata. Grazie. Fate la prova a mandarlo e vedete che Allora, succede. qui dobbiamo chiudere.